oggi ho trovato qualcosa di meraviglioso, stupendo, fresco, buonissimo. Che cosa? Queste, guardate, le seppiette, belle, fresche, guardate, stupendo. E il segreto per capire se sono fresche è questo qua. Faccio vedere. Quando ve lo puliscono, che c'è il nero di seppia dentro, se il nero è morbido, non ci sono granelli dentro, sentite la sacca è liscia, quello vuol dire che non sono seppie congelate. Poi, prezzemolo, peperoncino, aglio, a me mi ci piace questa, anche l'acciughetta. Però, che pasta ci mettiamo? Che sa? Chi lo sa? Questa, ci mettiamo la pasta del mio amico Leonardo Grassai, il pastificio Grassai di Campofilone. E sono questi bei fili di chitarra. Iniziamo subito, veloci. Olio, sempre buono, mi raccomando, abbondante. Come ci piace a noi, i gambi di prezzemolo, qui, aglio, e poi andiamo subito, forte, al massimo. Poi, prezzemolo. Qua il prezzemolo ci vuole veramente, e deve essere pure tanto, tritato bene bene bene. È pronto, levo, prezzemolo. Poi andiamo con l'acciughetta, giusto per dargli un po' più di sprint. Fuori dal fuoco, così, metto qui, fuori dall'induzione anzi. La cerco di disfare bene bene. Deve andare, ritorno così. Vai, così. Perfetto, ci siamo. Ed ecco qua. Poi, mi è voluto ballare, a ballare così. Vai, poi andiamo con peperoncino. Peperoncino, li metto sul fuoco. Allora, seppia. Prima di tutto dobbiamo tagliare questa qua. La prima parte che dobbiamo cuocere è questa qui, i tentacoli. Quindi, così, bella, tagliata piccolina piccolina. A me piace questa parte che è abbastanza callosetta, mi fa impazzire. Poi questa, guardate, sottile, 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 sottile. Oh, questa è una bontà. Un dolce. Ecco qua, prima i tentacoli. Possiamo che diventano queste qua, belle, gustose, saporite, mentre stanno qui a contatto con l'aglio, l'alicetta. L'aglio lo vediamo subito, adesso, in questo momento. Piano piano facciamo andare. Un goccio di vino, via. Bello, qua ci va. Un bel bianco, buono. E poi butto l'oro nero. Vado così. Così, poi vado con un goccetto d'acqua di cottura della pasta, pulisco, eccoci qua. E qualcuno dirà, ma queste quando le mettiamo, le teste? Buoni, adesso prima, le mettiamo una parte qui, adesso, così. Guardate che bello, sta diventando nero, 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 nero. E l'altra metà la mettiamo quando mantechiamo la nostra pasta. Che bontà! Puoi entrare? Basta, basta, pasta! Qua è un attimo, eh! Questo è proprio un attimo. Vado. Ah, profumo dell'uova, delle uova, buonissimo. Facciamo cuocere. Ah, vai, oggi facciamo un bel primo mestiere. Ah, 20 euro al chilo, ho trovato le seppie, però queste qua sono fantastiche, locali, piccolette, medio, medio, grandi, buonissimo. Siamo pronti? Oggi si mangia la seppiolina, vado così. Che bontà, ragazzi, l'odore proprio dell'uovo. Leona, fai la pasta che è come mia madre la fai. Vai, eccoci qua, guarda che robetta. Poi seppie, così abbiamo due consistenze, guarda che spettacolo, guarda qua, ma che bellezza. Allora, sentite il rumore? È tipo che si sta attaccando. Allora che cosa facciamo? Acqua, con calma, non olio, acqua. Dobbiamo far bene assorbire la pasta
dato che è pure all'uovo, quindi assorbe meglio, tutto il gusto della seppia, del nero, di tutto. Ecco qua. Piano piano si colora. Poi adesso un goccio d'olio, poi il prezzemolo. Guarda che spettacolo. Il rumore è quello giusto, pure a ritmo. Vai, ok, a posto, spengo tutto. Così. Schizzi dovunque, le seppioline, andiamo a prendere. Poi, ecco qua, vai così, seppioline, bella, come dicono, accondita. Poi, un po' di prezzemolo, così spezziamo un po' questo colore del nero, così molto semplice, un goccetto d'olio. E ora vi dico una cosa che a noi ci piace, questa bottarga o di tonno o di muggine, attenzione, il tonno è sempre più saporita, la bottarga di tonno, sempre intera comprata, non roba grattugiata. Allora, assaggio, che bontà. Stiamo a sozzare tutto, però è normale, col nero è così. Allora, sta pasta mantiene la cottura da paura, il sapore è stupendo. Poi, che c'è? Nero, tutto nero? Che brutto! È tutto nero, amore? Ecco, fammi prendere un'altra subito perché non ho capito bene. Verde tutto nero. Allora, pasta al dente perfetta, bravo Leonardo. Le seppie, sembra che c'è il mare dentro a questo piatto, saporissimo, bravo il pescatore e bravo chi me l'ha vendute. Il sapore è fantastico, bello piccantino, fatelo adesso, non rimandate, buonissimo, economico, giusto e tanto buono. Mamma mia, che bontà, una bontà, che spettacolo.